Un caro e cordiale saluto a tutti, benvenuti a una nuova puntata di podcast, il nostro consueto spazio dedicato agli approfondimenti con temi e personaggi della nostra regione, non soltanto. Quest'oggi è una puntata un po' particolare, speciale, perché parliamo di una disciplina sportiva che si sta diffondendo, sta prendendo sempre più piede e anche a Torino e non soltanto si stanno moltiplicando dei centri nei quali si pratica questo sport, che è stato ribattezzato il tennis del terzo millennio. Mi riferisco al padel e abbiamo il piacere di ospitare quest'oggi insieme a noi Lorenzo Veglia, che è uno sportivo, ha fondato anche un centro a Leini nei pressi della cittadella sportiva. Benvenuto Lorenzo, grazie per essere qui con noi. Ciao a tutti, grazie. Vorremmo capire un po' e scoprire qualcosa di più di questa disciplina sportiva. Dicevamo poc'anzi che è stata ribattezzata appunto il tennis del terzo millennio, perché in cosa assomiglia al tennis e in cosa è differente? Ma allora, la storia interessante è nata da un argentino che voleva fare un campo di tennis a casa sua, ma che non c'era lo spazio per farlo. E quindi praticamente l'ha fatto un po' più piccolo dentro quattro mura che c'aveva nel suo giardino. E essendoci i muri, ha fatto di necessità virtù e quindi ha dato buona la pallina anche quando rimbalzava. Ed è così che negli anni 60 in Argentina ha nato il padel. Da lì piano piano si è sviluppato in Sud America, soprattutto in Argentina, per poi arrivare in Spagna, credo, negli anni 90. Dagli anni 90 al 2000, poi soprattutto nel 2000, dagli inizi del 2000 fino ad oggi, per 20 anni ha avuto un'esplosione pazzesca, fino a diventare di fatto il primo sport giocato prima del calcio, il secondo sport più seguito dopo il calcio. Quindi insomma una cosa pazzesca. Nel frattempo, dal 2010-2012, ha iniziato a espandersi anche nelle altre città d'Europa, arrivando in Italia nel 2015-2016, e avendo poi la sua esplosione in Italia 3 anni fa. Quindi in Italia noi siamo 10-15 anni indietro rispetto alla Spagna, e 3 o 4 anni indietro rispetto ai paesi del nord Europa, come la Svezia, eccetera, che ha già delle catene, ha già delle cose. Ecco Quindi Lorenzo, insomma. dicevi da pochi anni quindi che si è diffuso qua in Italia, anche se insomma è stato subito un successo, diciamo, magari ci abbiamo Ma è impiegato un stato po' un di successo, tempo, ma è stato un successo. il successo è dovuto al fatto che è molto facile da giocare, una roba che dicono tutti, ma è la verità, no? Quindi, essendo una via di mezzo tra un gioco e uno sport, non me ne vogliono i professionisti, che per loro in realtà è proprio uno sport, ma per gli amatori come me, come tutti quanti, è una via di mezzo tra un gioco e uno sport. E quindi, questa facilità di inizio aumenta tantissimo il target di persona che possono iniziare. Ad esempio, se tu giochi a tennis o giochi a golf o vai a sciare o qualsiasi cosa di questo, qualsiasi sport di questo tipo, non è che è la prima volta che vai a sciare, sci, non è che è la prima volta che giochi a tennis, perché devi imparare, devi prendere il maestro, devi fare delle robe, eccetera, eccetera. Il padel, invece, per quanto tu possa migliorare all'infinito, come in ogni cosa nella vita, però dalla prima volta tu riesci già subito a fare una partita, no? E questa roba qua avvicina tantissime persone, da giovani, meno giovani, uomini, donne, atletici, meno atletici, tutti, no? Questa Quindi facilità di possono approccio allo praticarlo un po' sport. tutti, a tutte le età, mi stai dicendo, quindi Esatto, dai questo è il giovani ai più punto, anzianotti. no? E anche se giochi, lasciami dire, una volta alla settimana, comunque riesci a giocare. E non è che devi per forza allenarti tanto, eccetera, eccetera. Poi ovviamente puoi anche allenarti tanto e diventare forte, ma quelli sono solo il 10% dei giocatori, no? Il 90% invece vanno così per gioco 2 volte alla settimana ed è proprio, come dire, adatto a loro, no? Questa E roba qua. quindi è Questo uno è stato il sport grande. gioco, chiamiamolo così, che è diventato molto praticato rispetto ai giovani, ai meno giovani, e anche perché è uno sport economico. No, non è costoso, basta qualsiasi pantalone della tuta, pantaloncina, magliette e scarpe da ginnastica. Ci sono le scarpe specifiche per il padel, costano come un paio di scarpe da ginnastica, 80 euro, e c'è le scarpe da padel che hanno solo un po' più rigide, insomma, che serve ma nessuna attrezzatura particolare. Ecco, e i campi come si presentano?
I campi sono dei rettangoli 20x10, 20 di lunghezza 10, hanno la caratteristica di avere le regole praticamente quelle del tennis, ma con la caratteristica di essere chiusi in una gabbia, in cui sul fondo c'è il vetro, sul lato ci sono le griglie e la pallina può rimbalzare. Quindi tocca dalla parte dell'avversario, può rimbalzare sul vetro ed è ancora in gioco. Quindi tu se la prendi ancora al volo puoi continuare a giocare. Questo rende il gioco più semplice perché più caratteristico e più semplice per i neofiti, perché mentre nel tennis se la pallina ti supera tu hai perso, perché non andrai a prendere mai più, lì se la pallina ti supera aspetti che rimbalzi e la tiri di nuovo di là. E quindi questa roba qua permette di, insomma, avere delle giocate più lunghe, magari non solo uno o due scambi, magari 15, anche se sei scarso come me. Ma non so se hai avuto questa idea di fondare questo, come dire, questo circolo, perché è un po' la... Noi in realtà non siamo un circolo, in realtà siamo un network, nel senso che abbiamo, quello di Leni è il secondo centro che abbiamo, il primo l'abbiamo fatto a Borgaro a gennaio, e ne faremo altri tre entro la fine dell'anno. Ecco, in pieno lockdown, in piena pandemia, no? Vi è venuta questa idea? Cosa ha fatto scattare? L'idea ci è venuta durante la pandemia, sì. Sarà che stando a casa ci annoiavamo. E l'idea è stata quella di portare l'esperienza che io e il mio socio Armando Calvetti abbiamo appreso durante la nostra vita imprenditoriale e di portarla nel mondo dello sport. Quindi i nostri centri sono la prima catena di sport giocati, soprattutto padel, c'è anche beach volley, eccetera, eccetera, ma gestita davvero come una catena. Secondo alcuni sondaggi, soprattutto i ragazzi si sono abituati a non uscire, a non fare attività sportiva, a rinchiudersi un po' in se stessi. Dal tuo osservatorio, quale fotografia può essere? Non è vero, la gente esce, voglia di fare, non è cambiato niente, hanno solo la mascherina alle volte, ma non è vero, è quello che dicono, ma non vedo, io esco, sono sempre uscito, sono tutti sempre usciti, rispettando le cose, mettendo la mascherina, mettendosi il gel, insomma, col Green Pass, quello che la legge ci ha detto di dover fare, ma non ho mai visto, quando c'è stata la possibilità di uscire, la gente è uscita, soprattutto i giovani, quindi io credo che G-Padel abbia un doppio intervento sociale, un doppio beneficio sociale. Da una parte portare ai cittadini e alle persone un servizio sportivo, dall'altra parte, come dire, convertire zone depresse o comunque zone abbandonate o zone che di sicuro non hanno tante altre aspettative o prospettive. Bene, quindi noi non possiamo che farvi i nostri migliori, si dice auguri, non so, in bocca al lupo, quello che insomma è più propizio. Grazie davvero per aver partecipato al nostro approfondimento, a Lorenzo Veglia, che è appunto fondatore del G-Padel di Leni. Grazie ancora per essere stato con noi. E grazie. Buon padel. Grazie, ciao. Grazie ai nostri telespettatori per averci seguito fin qui. L'appuntamento, come sempre, a domani alla stessa ora. Grazie a tutti, arrivederci.